Quella pace, tradita proprio nel cuore dell'Europa, che nella prima metà del secolo scorso aveva conosciuto gli abissi del male e si era riscattata con nuovi ordinamenti interni e internazionali. Non ci arrendiamo alla logica di guerra che consuma la ragione e la vita delle persone e spinge a intollerabili crescendo di morti e devastazioni, che sta rendendo il mondo più povero e rischia di avviarlo verso la distruzione.